Lidia Mongeli, 27 anni, Lucana Doc, vivi nel comune di Montescaglioso, un comune appartenente al consorzio Lucano-Calbardanica. Ieri, 7 ottobre, hai vinto il 13° campionato italiano di marcia per le società, nonché categoria assoluta femminile. L'emozione che hai provato nel vincere nella tua terra? È stata un'emozione fortissima per me che comunque giro l'Italia e quest'anno ho avuto la fortuna anche di girare il mondo. Vincere in casa propria è un grandissimo onore ed è motivo di orgoglio. Lidia, quale ruolo ha nella tua vita la marcia? Perché tu hai intrapreso una carriera agonistica che è il centro della tua vita, ma anche volevamo chiederti le difficoltà che tu riscontri quotidianamente. Sì, io ho iniziato, avevo appena 13 anni, quindi è da 15 anni che che ho intrapreso questa bellissima specialità dell'atletica leggera. Le difficoltà sono quotidiane, però per fortuna ci sono dei sostenitori, quali il comune, la regione e anche alcuni piccoli imprenditori che ci danno una mano per quanto riguarda il lato economico. Per quanto riguarda il lato, diciamo, quello che a me interessa di più, quello tecnico, non avendo una pista a Montescaglioso ci siamo un po' dovuti adattare e quindi la strada è stata la nostra pista. Volevamo sapere chi è il tuo tenace allenatore? Sì, il mio tenace e storico allenatore è Angelo Raffaele Di Chio, che è stato colui che comunque mi ha indirizzato alla marcia. E il nome della tua società, quella che ti segue da sempre? La mia società è l'Euroatletica 96, sono fierissima di menzionarla perché soprattutto negli ultimi anni, da quando ho ripreso seriamente, mi ha sempre sostenuto in tutto e per tutto. Il titolo che hai avuto ieri a Melfi è un titolo, insomma, che comunque va a chiudere la stagione per quest'anno, ma vuoi parlarci dei titoli che hai avuto in questo grande periodo? Sì, sicuramente Melfi non può che concludere un anno per me bellissimo. Iniziato il 14 aprile a Podebrady, in Repubblica Ceca, con la prima convocazione in nazionale assoluta. E continuato poi a maggio con la Coppa Europa dove ho realizzato il mio personal best, nonché ci tengo tantissimo a dirlo, minimo B per accedere ai mondiali di Osaka, ai quali poi non ho partecipato, però per fortuna sono stata convocata all'Università a Bangkok in Thailandia e lì ho realizzato un sogno, quello di vincere una medaglia. Infatti sono arrivata seconda e ho realizzato questo grandissimo sogno per me, per la mia società, per la mia regione e per la marcia italiana sicuramente. Porti alta la bandiera della Basilicata. Qual è il prossimo obiettivo a livello agonistico che ora ti aspetta dopo qualche settimana di meritato riposo? Sì, sicuramente questo riposo sarà più che meritato. Il prossimo anno sarà altrettanto duro come lo è stato questo. Gli appuntamenti più importanti sono la Coppa del Mondo a maggio e ovviamente le Olimpiadi che saranno ad agosto. Per adesso pensiamo a guadagnarci il posto in nazionale per la Coppa del Mondo. Per le Olimpiadi aspettiamo un po' a dire. Quanto è importante per la tua carriera agonistica e nei sacrifici quotidiani il supporto e sostegno della famiglia e dei concittadini? Io sicuramente mi ritengo molto fortunata perché la mia famiglia mi ha sempre sostenuto fin da quando ero una ragazzina e quindi loro sono i miei tifosi. Poi, come dicevo prima, la mia società fortunatamente mi è stata sempre vicina in questi anni e per quello che ha potuto, non mi ha fatto mancare nulla. Lidia, noi ti ringraziamo, soprattutto grazie dalle donne lucane. Grazie a voi per l'invito.